Ok ragazzi, cominciamo vedendo più da vicino la prima coniugazione, quella del verbo deponente ortor ortari, che significa esortare. La coniugazione fa ortor, ortaris, ortatur, ortamur, ortamini, ortantur. Come potete vedere, le desinenze sono le stesse della prima coniugazione passiva. Ma il significato è attivo, perché tradurrò ortor con esorto, ortaris con tu esorti, ortatur con egli esorta, ortamur noi esortiamo, ortamini voi esortate, ortantur essi esortano. Per quanto invece riguarda la seconda coniugazione, prendiamo ad esempio il verbo tueor tueri, che significa appunto tutelare. Anche qui potete vedere che le desinenze coincidono con quelle della seconda coniugazione passiva. Ma anche in questo caso non dobbiamo dimenticarci che la forma è sì passiva, ma il significato è attivo. Dunque tueor va tradotto con io custodisco, tueris tu custodisci, tuetur egli custodisce, tuemur noi custodiamo, tuemini voi custodite, tuentur essi custodiscono. Una cosa simile avviene anche nella terza coniugazione. Prendiamo ad esempio il verbo sequor sequi, che significa seguire. Anche qui, come vedete, le desinenze sono le stesse della terza coniugazione passiva. E il significato non è passivo, ma attivo. Sequor quindi non significa io sono seguito, ma io seguo, e lo stesso discorso vale per le altre persone. Sequeris e tu segui, sequitur egli segue, sequimur noi seguiamo, sequimini voi seguite, sequuntur essi seguono. E infine, anche per la quarta coniugazione, prendendo ad esempio il verbo largior largiri, che significa elargire, accade la stessa cosa. E dunque, anche in questo caso, le forme del verbo largior avranno valore attivo, benché passive. Tradurrò dunque largior non con io sono elargito, ma con io elargisco. Largiris tu elargisci, largitur egli elargisce, largimur noi elargiamo, largimini voi elargite e largiuntur essi elargiscono.